I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere Agicom 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Quarta estrazione, buongiorno amici, è giornata di estrazione questa sera, la vivremo tutti insieme in anteprima nazionale, quindi avete questa puntata e quella del pomeriggio per prepararvi, quindi attenzione a quello che dirà il nostro Marco, buongiorno. Ciao Clara, bene, ciao. Ritrovato, adesso mi sveglio, te lo prometto, piano piano, insomma ieri ero rimbambito, non ho dormito, stamattina peggio, intanto un buon sabato mattina ai tanti amici di Casalotto, come giustamente ricordavi ci siamo, insomma lunga giornata che trascorreremo insieme e poi stasera la chiudiamo, aggiungo da subito, speriamo meglio delle altre perché insomma abbiamo avuto tre estrazioni non proprio bellissime, per questa sera il 9 e 90 rimangono ancora prioritari, io cercherò subito di darvi il primo consiglio che è poi il migliore e poi con tutta calma da dopo le 10 fino alle 10.30 andiamo anche ad analizzare i vari contenuti dei portali, questa sera appunto sarà la quarta estrazione del mese, io vi dico in bocca al lupo dalla mattina, proprio perché insomma le possibilità che andremo a vagliare tra il 9 e il 90 sono molto molto speciali, spero vi arrivi il messaggio nel modo più corretto. Sono già ansiosa. Io dormo un attimo. No, dai, che allora, voi mi avete contagiato. Trasferito l'ansia. Sì, perché in effetti, siccome siete seri, ogni volta che c'è la giornata di estrazione, mancano pochi minuti, voi la sentite la responsabilità. Io alle 7:15 ho finito tutte infatti, le unghie. Infatti, siete lì un po' che... E questa cosa la sento anch'io quando dico, oh mamma mia, speriamo che... Ma sai, dopo 20 anni, ma perché? Insomma, è giusto così, è ovvio, ma tante volte poi vabbè, io sono uno che ha zero filtri e si vede immediatamente se sono felice dell'estrazione, anche se poi non faccio il circo, no? Io penso a quelle estrazioni dove magari andiamo a vincere tre ambi, il terno, tutto dentro lì, una valanga di roba. Certo, mi si vede in difficoltà, nel senso che sono magari un po' agitato, però poi non è che fai il circo perché ci sono i risultati. Al contrario, invece mi scende un velo, ecco, tipo... Ecco, bara, perché magari non si è vinto un granché, perché mi dispiace ovviamente, è ovvio che noi non siamo quelli che ogni giorno se ne inventano una e la zingara e quello e quell'altro, quelle minchiate insomma che sentite da tanti anni, ormai siamo molto molto noiosi sulla parte tecnica pur avendo degli straordinari risultati, io questo lo continuo a ricordare perché se poi andiamo a prendere ogni qualvolta ci sono i risultati, che cosa avevate in mano, si è giocato un ambo, un terno, due ambi, due terni, se avevate due portali, tre ambi, tre terni, insomma delle robe che si possono giocare con pochi euro, che è poi il segreto che da sempre, dal 1990, era la fine del secolo scorso, mi sento male, eravamo già grandi, cioè, ho avuto scusa, un attacco matutino secolo di anzianità. Secolo la fine scorso. Del secolo, sì, io sono della seconda metà del secolo scorso, come tutto il buon antiquariato, insomma, certo. Diamocela un po' di importanza, no? Bravo, qua 448 la gente è nata tutta nel 2000. Pensa di quando, vabbè, scusate un attimo questo deragliamento, insomma va bene, era la fine del secolo scorso quando abbiamo iniziato appunto a frequentarci e sapete insomma noi siamo sempre stati molto chiari sul come ci si deve avvicinare al gioco del lotto, però poi mi piace anche ricordare che se dopo più di 20 anni in casa vostra, più di 17 Casalotto tutti i giorni sempre in diretta su emittenti importanti nazionali, ricordiamo dove era nata Casalotto, dove è sempre stata, insomma quindi non è proprio una robetta che mettiamo in piedi io e Lio, non è roba nostra, noi siamo sempre qua, un motivo ci sarà. State lì perché io tra un po' vi spiego un 90. Ecco, è già finito. Dai, vado dai. A casa, torno a no, letto. Ma che? Sono stanco, c'ho sonno. Hai parlato anche del 90. Ma sono anziano, l'ho detto, seconda metà esatto del XX secolo. Bellissimo.
quando si parla infatti di quei personaggi, allora alla fine del 1800, no? Cioè, è così, pensa che roba siamo, siamo quelli che pensavano che il 2000 finiva tutto, ce lo ricordiamo. Il Big Bang lì, no? Sì. Che peccato, no, peccato, adesso vado, però no, l'abbiamo tanto sperato, vabbè, eravamo dei ragazzotti, allora andiamo in andiamo in redazione, andiamo a parlare, adesso mi scendo la mascara, stamattina non ce l'ho, andiamo a vedere dove, dove stasera può arrivare il 90, vedi, qua devo stare qua a soffrire, dai. Andiamo, venite con me. Va bene, mi riprendo, eccoci, serio, 895095, quindi portale più che conosciuto, adesso scherzavamo molto sugli anni passati, beh, ma questo poco poco, 16-17 anni che entra in casa vostra, bene, sempre con lo stesso costo, basso era, basso rimane, attenzione perché a parte il portale adesso diventa difficile spiegarvi come questa sera può ancor più di giovedì, di martedì arrivare il 90 perché è in ritardo di tre estrazioni. Il mese ne ha già avute tre, la figura 9 e 9 ci hanno già dato qualcosa, ma il 90 ha scelto di andare al mare. Bene, deve ritornare quel Firenze-Torino con la doppia 45, scusate corro perché poi perdo troppo tempo. Quel doppio 45 è il 90, chi ci conosce da un po' sa che questa non possiamo non vederla, quindi è una di quelle che va provata, poi la giudicheremo dopo e il dopo è questa sera perché qui tra il ritardo, questa conferma, le ruote e dove noi lo aspettavamo potrebbe essere un fantastico primo colpo. Quanta roba c'è da giocare? Due ambi, un terno, non c'è altro. Vi aspetto dopo il tasto 3 dell'895-095.
prima notizia di questa puntata. Elogiamo le sarte. Oh, mi fa molto piacere perché le sarte che ormai non ci sono più intanto, vero? Io volevo fare la sarta da bambino, ma proprio la sarta, quindi avrei dovuto anche operarmi. No, no, proprio era il mio sogno. Sì, sì, ma tu fai qualcosa? Ma diciamo che me la cavicchio, perché insomma tra le mille vite che ho già vissuto c'è stato un periodo per cui ho dovuto assemblare diciamo dei costumi. Ecco, hai lavorato quindi nella moda? Sì, no, beh, quello sì, sì, assolutamente. Però ecco, sai, un conto è progettare. Io ero quello che purtroppo litigava con le sarte, perché tu crei un modello, sei diciamo l'artista, quindi poi devi litigare con la sarta che ti dice: ascolta imbecille, sto pezzo insieme non ci sta, io questa tetta così non la riesco a fare, non posso coprire quella parte, il modello non sta in piedi. Quindi c'è un match tra chi disegna un abito, certo, e chi poi lo deve realizzare. Però io ho sempre amato il mondo della sartoria. Guarda, l'ultima esperienza è quella indiana, adesso la leggiamo. Ah, vero, no, io diventavo pazzo in questi magazzini, insomma, questi laboratori, queste factory meravigliose, con tutta questa polvere, perché insomma la stoffa ne crea parecchia. Io il vedere l'assemblaggio delle cose, ho imparato tardi a creare un cartamodello, ma poi i miei non sono mai precisi, perché insomma ovviamente se vuoi qualcosa di strano poi ti devi scontrare con la realtà, non puoi fare un cubo di stoffa, no? Quindi è un mondo che mi piace proprio tanto, tanto, tanto. Per quello ti devo presentare mia mamma. Ecco, lo so, perché mia mamma... Allora bisogna adesso andare. Sì, bisogna sì andare in Sicilia. Con qualche scampolo, vero, veniamo su con... Ok, perfetto. Perché adesso, sai, si chiamano tutti designer, ma che, la sarta è una roba pazzesca. Però un grande sarto, anche appunto io penso a mia mamma, se non sai usare filo e ago... Non sei niente, perché tutti, anche Valentino era uno che sapeva cucire, sì, sì, sapeva, devi partire da lì, no? Per poi fare tutto. E quindi fate mia mamma le mani d'oro. Ma sono degli architetti, perché sì, in realtà, sì, insomma, il corpo umano è tutto, ognuno ce l'ha fatto, vero, come ce l'ha, insomma, la sartoria, quindi l'abito su misura, è una roba, è la perfezione, perché il tuo difetto è il rotolino di lardo, è la tetta cadente, insomma, ognuno ha i suoi, e il colpetto di cellulite, insomma, la capacità di creare quell'involucro che poi nasconde anche quelli che sono i difetti. Non possiamo andare nei soliti negozi di marca o non di marca, c'ho la 40, la 42, la 54, la 60, tutte cazzate, perché poi ci vengono dei sacchi addosso. Cioè, l'essere è che non è più di moda vestirsi bene. Quindi è una roba che ormai ognuno ha la qualunque, sembrano tutti degli scappati di casa, perché insomma anche comprare i vestiti sui motori di ricerca e poi per catariva tariva, insomma è un altro mondo. Io lo rimpiango molto, dico la verità. Ecco, quella è una professione che io vorrei rivedere e che tornasse un po' di stile anche nel modo di vestire, e invece purtroppo questo... Ma tornerà, dai, tutto speriamo, torna. Speriamo, vabbè. Comunque, allora, parliamo delle sarte, perché una ditta di Treviso sta proprio cercando delle sarte, ma non le trova. Credo che sia il problema di tante ditte. Dice: tutte le ragazze vogliono diventare delle influencer, nessuna vuole fare la sarta. Ecco, eppure le sarte sono importanti, lo erano una volta quando gli abiti, come diceva Marco, si facevano in casa, si facevano bene, c'era tanta creatività che poi aveva tanti sbocchi, quindi non solo quelli di Instagram. Proprio adesso leggevo di una sarta, una partigiana che è morta a 102-103 anni di Baggio, che era proprio, l'adoravano tutti per la sua storia, era una grande sarta, e quindi... No, è vero, peccato che non ci sono Ma credo che l'ultima ondata siano proprio quelle che erano in auge, quindi in attività negli anni 70-80. Io ricordo da bambino, insomma, era molto di moda recarsi dove vendevano i tessuti. Io ricordo mia mamma, insomma, mia mamma era un'appassionata di tailleur. Lei era la donna del tailleur, ne aveva di tutti i colori, di tutte le forme. E era bello andare a cercare i tessuti più o meno pregiati, i materiali, queste camicie di seta, e poi si andava dalla sarta. E io ricordo che poi giocavo con gli scampoli, perché poi la sarta, finito il capo, andavamo a fare le prove, poi ritirava la lambaradam e c'erano gli avanzi. Oh, io mi divertivo tanto, ma piccolo piccolo. Vabbè, allora era così, nel senso che insomma chiedeva un briciolino di stile, non c'erano neanche Armani, Versace. Quando ero bambino la moda era un'altra roba, c'erano le atelier, le sartorie, le sarte, non c'erano i nomi. Poi è nato insomma quel mondo, ma lo stesso Gianni Versace arriva da, insomma, la sua prima collezione, io lo ricordo da, insomma, lo raccontava lui, ho avuto la fortuna di frequentarlo per quasi 3 anni, lui è Antonio, suo compagno, della mamma.
che sì, la mamma di Gianni era assolutamente sartissima, quindi assolutamente gli insegnava, anche lui un appassionato fin da bambino dell'assemblare le cose. Poi insomma quella famiglia era molto particolare, perché la sorella allora, anche lei ovviamente della stessa mamma, era un'appassionata ma diversa, forse più portata ad altri mondi. Il fratello insomma Santo era più portato ai calcoli, quindi poi era quello che si occupava allora dell'azienda. Però Gianni davvero era proprio capace, bravo, così Armani così non lo arrivi. Valentino, beh, storico Valentino, per questa cosa qua, però è bellissimo il saper, non lo so, io sono attratto. C'era una trasmissione che facevano, che è un po' che non vedo, su Sky, con Heidi Klum. Ah, sì, è vero, aiutami, bellissima. Com'è? Sì, dovevi diventare avrò visto 37 designer. Edizioni. Sì. Project Runway. Project Runway. Bellissimo, sì, una scuola pazzesca. Io, ecco, quella roba lì la vorrei fare. Oggi, che ho 50 anni, farei una roba del genere. Beh, adesso mi iscrivo. Però devo andare a New York. Faremo casalotto da New York? Magari, mollo casalotto. Magari, vabbè, ci scrivete lo stesso, tranquilli. Allora, adesso, caro, che vuoi? Mamma mia, 20 minuti. Un fraco di tempo, sì? Io poi in realtà non ho tantissime linee per riempirlo, andremo avanti a chiacchierare. No, però ecco, tornando lì, è un po' il concetto della manualità che oggi è stata persa, cioè l'artigianato, ed è un vero peccato, perché poi appunto l'illusione di fare tutti gli influencer, i calciatori, non il nulla, perché poi si offende insomma chi lo fa. Però, insomma, manca tanta roba. Ecco, credo sarebbe una spinta anche per un paese che è vissuto del Made in Italy, bravo, che tanto decantiamo, ma che è inutile che ci prenda per il culo, non esiste più, perché il Made in Italy era l'artigianato, insomma. Solo Hermès Parigi, che mandava in Italia a urlare dalle donnine italiane i suoi foulard da 1000 euro l'uno. Adesso non lo so chi li fa, qualche cinese sicuramente. Però, ecco, insomma, arriviamo da un mondo diverso. Ricordo la Maison negli anni 90, Louis Vuitton aveva un prodotto particolare italiano, quell'altro spagnolo, nonostante stiamo parlando del brand insomma francese, parigino, più conosciuto e costoso del mondo, dislocava in base appunto alla qualità. Oggi io non lo so. Ma forse loro stessi francesi l'hanno sempre detto, come gli italiani, proprio come rifinitura nell'artigianalità, non ce n'è al mondo. Quindi no, mi ricordavo, pensi che facevano gli orli qua, sì, cioè, infatti, dire, in Francia infatti, non c'è una no, perché è partito. Io poi non lo so, perché davvero non ne ho mai visto uno di foulard di Hermès, perché vabbè insomma non uso i foulard, non mi piacciono neanche. Però questa storia di questa orlatura particolare, poi chi se ne intende, chi ce li ha lo riconoscerà, insomma quelli degli anni 90, oggi non lo so come sono fatti, era una roba molto particolare, sai, insomma, farla arrivare qua e che c'erano quali sartine che insomma facevano, sì, ma anche i negozi adesso mi viene in mente, mia mamma veniva dal Venezuela qui a comprare le stoffe, c'erano un negozio bellissimo in Piazza Duomo, non so se ti ricordi, enorme. Ma certo, dove c'è adesso? E che adesso allora Duomo Mondadori, in faccia era a destra, sì, ma assolutamente. Sì. Beh, ma lì c'era c'era lì dentro? Capolavo, una roba, sì, meravigliosa. Lì c'erano i tessuti, sì, beh, sì, spettacolo. Sì, lì, bello, lì, bello, bello. Certo, era non era lo scampolino cosa, da paese. Bellissimo. Non so ma neanche poi cosa c'è adesso lì dentro. No, vabbè, sì, una banca, sì, no, infatti, non lo so. Boh. Poi anche sui Navigli c'erano un sacco di negozi dove trovavi i bottoni, cose particolari. Ma belle, adesso quelle, non c'è sì, più niente. No. Io ne ricordo anche uno storico in Piazzale Lagosta, insomma, e credo ci sia ancora però. E lì trovavi i tessuti, sì, di Trussardi, sì, di Versace, però quindi poi compri il rotolone e vai a farti fare. Carino, carino, sì, sì, sì. C'è ancora un po' di roba in giro, ma è poca, sì, purtroppo. A Trapani c'è Tarantino, faccio la pubblicità. Ma certo, perché sono a Milano. Tarantino no, è l'unico, credo, che abbia ancora dei tessuti particolari che dicevi tu di Valentino, di un certo tipo. Quindi, vabbè, andremo. Ma adesso andiamo da un'altra parte, bello, caro. Però io voglio fare quella cosa lì, mi piacerebbe. Lo potremmo fare. Io voglio fare la sarta. Io la macchina da cucire ce l'ho, ma non lo so usare. Sì. Io ne ho qua, ma ci vado mica poco. Sì, però se mi chiedi di farti una tovaglia, di fare le tende, insomma, le faccio un orlo, vabbè, quelle sono. Sì, sì. Ma l'assemblaggio non sono in grado, non ho mai provato, dico la verità. Per quello. Però vabbè, poi vestire un uomo non è una roba semplice, non sarei capace, per neanche no, che parte no, iniziare. No. L'uomo è troppo difficile. Però delle robettine le so fare anche abbastanza bene. Sì, 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 ho imparato. Vabbè, faremo. Le tende. O porto mia mamma o andiamo noi, vediamo. Esatto, va bene. Adesso andiamo in redazione, almeno questo sono sicuro di saperlo fare, parlare di un numero che ha questa sera una possibilità alta. Prima si è parlato del 90, adesso parliamo del suo cosiddetto alter ego, il suo vero
irresistibile, che è poi la radice del mese 9, il numeretto 9, con la figura 9 in 90. Abbiamo avuto insomma un entrée per il mese di giugno che non è sicuramente paragonabile a quello che è stato invece maggio, ma siamo solo all'inizio. Tutto può ancora arrivare, come Lio dice spesso, i numeri non hanno memoria e l'importante è esserci. Andiamo di là. Eccoci, 89-22-77, altro portale storico, qui rispetto a prima devo correre, perdonatemi, ma il tempo è stringato e io questa mattina vi devo portare tutto, poi ne riparliamo nel pomeriggio dove c'è molto più tempo, con un pochino più di calma, ma tanto voi capite al volo. 4, 5, 9, quinti estratti, perfetta isotopia dei numeretti sommati appunto a 9, ruote centrali e consecutive tra loro, Milano-Napoli, che ci hanno già deluso tre volte. Beh, attenti a questa sera. Totale, due ambi col 9, un terno di figura 9. Questo è tutto quello che dobbiamo usare. E allora vi aspetto dopo il tasto 3, attenzione al tutto sul numeretto 9, non spaventatevi perché tutto sembra una pagina di numeri. No, Milano-Napoli sono le ruote, ci sono i due ambi con i 9, che è ovviamente l'ambata, e il terno secco di figura 9. Comprende anche lui il 9 perché è molto molto atteso. Ho detto tutto, volete averli? Tasto 3, adesso unica possibilità della mattina di portarvi proprio il portale 89-22-77. Se poi io ce la faccio prima di salutarvi in chiusura, magari due minuti il 90 ve lo riporto, ma poi vediamo anche le altre formule. Vi aspetto dopo il tasto 3. L'ora in cammino, amica del mattino.
Allora, eccoci qua, componiamoci perché c'è una notizia molto importante. Non so se avete già parlato di Marco Carta. Lo sapevo. Avete già... No. È una roba che abbiamo sentito qui nei corridoi. Okay. Che ancora infatti... No, a me mi hanno anche scritto, mi scrivono su Facebook così per perché vogliono sapere la mia opinione, che io infatti ho detto, sai, non so se è vero, mi dispiace, se è vero che lui ha rubato alla Rinascente di Milano. Aspetta, io pensavo Caltagirone. No, Marco Carta è il cantante. No, perché guarda, si accavallano le due storie. Siccome sta finendo quello di Caltagirone, quello adesso... finisce male. Quella storia di là... Ci voleva un'altra cosa. Prego. No, infatti Marco Carta, che parlato, sì, l'hanno beccato rubando... non si sa, infatti per quello da vedere a settembre. Io però mi sono processo. Messo nella parte difensiva, perché lui mi sembra una persona invece molto molto carina. Infatti. Che cosa è successo lo si scoprirà a settembre. Sì. Mi è molto dispiaciuto. Bravo. Soprattutto per il passami il termine, merdaio mediatico. Bravo. È una cosa, perché lì può essere stata una goliardata, una stupidata, non c'entra niente, ma credo che insomma no, perché tu stai rovinando comunque la carriera di una persona, ma non solo quella, cioè proprio è abbastanza squallido. Credo che questo tipo di cose andrebbero proprio gestite in tutt'altro modo. Se poi a sentenza fatta viene fuori che è questo, allora forse può scappare la notizia in un modo diverso, ma questo tipo di merdaio mediatico non mi piace. Sì, non mi è molto giusto. Dispiaciuto vederlo così dalla D'Urso mercoledì. Bravo. Perché non se lo merita, umanamente, che ecco, questo tipo di massacro mediatico invece se lo meritano insomma le due Pamele e quell'altra, perché insomma quel tipo di presa per i fondelli lì è un qualche cosa per cui se anche affondi il coltello con un po' di cattiveria in un'intervista, diciamo un po' così, secondo me se lo meritano. Quindi poi capire dove stanno le responsabilità, ma è chiaro che insomma lì c'è dentro di tutto e di più. Da sta parte non mi piace, è se ne è veramente troppo parlato, speravo di non parlarne più, ma io comunque lo difendo, Se fosse stata una roba fatta non so per quale motivo. Questo non giustifica il furto, ci mancherebbe altro. Però, ecco, certo, insomma. Sì, infatti, però poi mi dispiace anche tutte queste persone santi che mai hanno commesso nessun errore nella loro vita, certo. Che addirittura le hanno augurato la morte. Sì. Ma perché dove cosa? Siamo? Perché ha rubato, capito? Sa, ha rubato delle magliette delle nascite. Sembra, perché non è appunto fin quando... Perché si non scrivono ai politici questi leoni? Con no, i potenti no. Ma va. Con i potenti no. Essere forti con i deboli. Chi lo fa come lavoro, insomma, certo, ce n'è di gente che è impegnatissima tra tangenti, robe, appalti, rubo di qua, rubo di là. Cioè, lì è un mondo per cui ci danno ad intendere che è tutto finito, è tutto governabile, ma no, non è per niente così, anzi. Adesso però c'è altro fango, perché il padre dell'infermiera e amica di Marco Carta, quindi che era insieme a lui appunto alla Rinascente, Fabiana Muscas, che è stata anche lei arrestata dopo il furto, difende la figlia, l'ha detto al quotidiano L'Unione Sarda, ha detto: lei si è presa la colpa per coprire lui. Fabiana è una ragazza lavoratrice e onesta. Anche qui, guarda, veramente non lo so, perché fin quando non verrà fuori tutto... Poi, come hai detto tu, se è vero che è stato lui, non lo so, mi dispiace, perché non è un ladro, non è che per quello è capitato, pagherà le conseguenze, come è giusto che accada, ma basta. Non è che si deve rovinare la vita e la carriera di una persona per un errore, perché se è stato un errore, anche stato, certo, un momento non sappiamo. Non so la voglio leggere come goliardata. Cioè io penso nella mia vita sempre abbastanza incasinata, quante volte pensi di fare una roba in modo stupido, non di questo genere, perché del genere non mi è mai venuto in mente di farlo, ma mi rendo conto che possiamo essere io e te una giornata in un grande magazzino, ce la stiamo ridendo, non ce l'abbiamo come abitudine, non abbiamo problemi economici, quindi non lo fai perché hai problemi e dici: ma se io quasi quasi questa roba la metto in borsa e provo a uscire. Bravo. Cioè quella roba che è ovvio che non si fa, ma che in quel momento ti è passata e è finita veramente male, perché poi non riesco anche a comprendere la poca fantasia, cioè nel senso che stacchi un pezzo ma tutti sanno che ce n'è un altro, insomma, e di conseguenza non mi sembra molto intelligente la cosa, non lo so veramente, però mi dispiace, perché ripeto, non...
Lui l'hanno attaccato molto. Male, anni fa, ti ricordi? Sì. Proprio, non so perché, è simpatico, una persona mi sembra per bene, non capisco questo accanimento mediatico, appunto poi le persone normali che si mettono anche loro a scrivere delle cose che, vabbè. Allora, vabbè caro, andiamo perché qua chiacchiere, il tempo corre. Assolutamente, allora andiamo perché adesso andiamo a parlare, qui ho proprio il tempo necessario per portarvi all'81 e 88 che sono i classici miei ed Elio, quindi la fortuna di poter avere sulla quarta del mese in anteprima, quindi vi chiedo attenzione, Lambo Eterno con l'88 e Lambo Eterno con l'81 che appartengono all'otto segreto. Tra i risultati dell'altra sera, ve lo ricordo ancora, c'è una vincita importante che è il 21 e 51 dal Bari Cagliari. L'avete vinto secco, lo avete vinto in terzina, perché quel Lambo che è lo storico ambo del nome appartiene all'otto segreto ed è un ambo su ruota, quindi con un euro se ne sono vinti circa 250. Certo, non tocca al 9, non è il gioco del 90, ma è uno degli altri consigli che spesso capita. Andiamo a commentare, ma se non c'è il 90 non sa di vincita, non è così. Andiamo a vedere come l'81 e l'88 per questa sera sono straordinari. Venite con me. Eccoci, 89-34, 94-94 è lui il contenitore proprio delle condizioni mie di Lio, cioè l'81 di lotto segreto dopo la vincita del 21-51 e attenzione, e lo vediamo anche in concausa proprio per lo sviluppo dell'elemento 81, e ne avevamo già anche parlato l'altra sera perché c'era anche la traiettoria del Torino-Venezia del 21-51, però la scelta di Lio è Cagliari-Palermo, quindi avrete un ambo interno con l'88, un ambo interno con l'81. E allora attenzione perché sono i due super speciali miei e di Lio. Apro le linee, perdonate se accelero, ma insomma, come spesso capita, abbiamo chiacchierato molto in studio. Io adesso posso lasciarvi 3 minuti di tempo, ma ve ne basta uno, uno e mezzo e avrete tutto. Ora però con l'89-34-94-94 dopo il tasto 3. Picture.
l'estate che ci vuole, babe. È l'estate dell'amor. È l'estate che discende lieve e che scioglie i nostri cuori. E insieme balleremo il tango, bevendo calici di mango. Faremo un lungo giro tondo prima di andare tutti a fondo. È l'estate che ci chiama, babe. È l'estate all'Equador. È l'estate in cui si mangia. Rieccoci, allora, rimangono aperte le linee di prima, ma noi tra 3 minuti ci dobbiamo salutare. Certo, ci rivediamo oggi pomeriggio, dove rivediamo esattamente gli stessi contenuti, non c'è nessuna sorpresa, nessun aggiornamento, perché siamo assolutamente chiari. Allora, vado di corsa, perché appunto tra un po' si chiude. 89-34, 94-34, eccolo lì. Una delle cose più richieste anche oggi, proprio il ritorno del Lambo 990 con il suo abbinamento radicale, e poi lì ho scelto l'occhio al Bari-Cagliari. Attenzione, perché questa è una condizione storica da sempre e per sempre. Quindi due ambi un terno per l'occhio al Bari-Cagliari, e attenti a quel 990, perché trova un abbinamento radicale straordinario. Tasto 3 adesso. You can tell me that I am a fool, but my heart is only deep and blue. You can say I'm out of my mind, but I'm only deaf and blind. I'm in at the night at the moon, now I'm coming to you soon. If this is our freedom food, you can call me the loop garoo. You can say I wasted my life, you can say my wife, running in the wood in despair, feeling something strange in the air. Howling at the night at the moon, now I'm coming to you soon. The beast is now free and full, you can call me the loop garoo. Growling like a fat snake, your blood is cold and you start to shake. Abbiamo concluso, ma alle 14.30 vi aspettiamo, ci sarà ancora un'oretta per prepararvi, e poi questa sera alle 20 l'estrazione, quindi in bocca al lupo da adesso, un bacio. Grazie, grazie a te Clara, un ringraziamento, mi ero perso, pensavo di avere ancora tempo, invece no, scusate. Ci rivediamo, 14.30 mi raccomando, ancora un'ora insieme, e poi questa sera la quarta di questo bel mese, che deve ancora iniziare, ma inizierà. Ciao, sì, a dopo. Ciao, buon pranzo.